Buonasera, buonasera e benvenuti a questo speciale sport dedicato al Giro d'Italia. Ieri sera a Milano c'è stata la presentazione ufficiale del centenario della Corsa Rosa, oggi a Pescara invece la presentazione della tappa abruzzese, o meglio l'arrivo abruzzese sul Blockhaus. Segnatevi questa data, 14 maggio 2017, domenica sul calendario arriverà la Corsa Rosa in Abruzzo, tornerà in Abruzzo. Di questo parleremo con gli ospiti di questa sera. Buonasera, bentornato, benvenuto a Maurizio Formichetti. Grazie, grazie. Il punto di riferimento, lo diciamo sempre, della RCS, organizzatore di questa tappa. Non so se è un piacere o una croce. È un onori ed oneri, come onori si dice. Onori ed oneri. Buonasera e benvenuto anche al collega di redazione Enrico Giancarlo. Ciao Paolo, buonasera, ben trovati a tutti. Maurizio ed Enrico, questa sera naturalmente approfondiremo sotto il profilo sportivo questo appuntamento, questo evento importante. Comincerei da Maurizio, perché è chiaro che l'arrivo di un Giro d'Italia rappresenta tanto altro, no? È stato anche detto nel corso della presentazione di questa mattina dalle istituzioni, cartolina, vetrina formidabile per il nostro Abruzzo sotto il profilo turistico. Noi però ci occupiamo delle difficoltà, no, di questa tappa e di tutto quello che gira intorno. Maurizio, inizia questa tappa, partirà il 14 da Montenero di Bisaccia, quindi dal Molise. Sì, è stata un intervento amichevole che ho avuto con gli amministratori e un amico in particolare, perché voi sapete benissimo che la tappa doveva partire da un'altra cittadina molisana, poi per questioni loro personali hanno rinunciato alla partenza. La Gazzetta si è trovata un attimo scoperta e mi ha chiesto di trovare anche un punto di partenza. Montenero di Bisaccia si è subito prestata con onore e con tanta forza, e la tappa partirà da lì. Diciamo che è una tappa quasi tutta abruzzese, perché da Montenero ad arrivare a San Salvo Marina la costa dei Trabocchi, sono pochissimi chilometri. Ma prima di elencare e di enunciare la tappa, io voglio dire una cosa fondamentale, che sono onorato e fiero che il Giro d'Italia affronti dopo 50 anni questa salita, dove un grande Merckx batté 1967, e sono orgoglioso, perché questa è una salita dove onestamente nel circuito del Giro d'Italia in questi anni dove mancava, sì, è salita più volte da Pretoro, è salita da Retto Manoppello, ma erano 50 anni che mancava da Roccamoric. Io sono contento e onorato che ciò avvenga. La tappa è nata come 139 chilometri, però poi da questa slide, da questa altimetria che si vede, mancano il comune di Manoppello e soprattutto il comune di Letto Manoppello, che sono stati aggiunti alla tappa, che verranno poi comunicati in seguito ai vari comuni, e la corsa si allungherà di una decina di chilometri, dovremmo essere sui 149 chilometri. Ecco, tu ricordavi, Maurizio, 1967, la vittoria di Eddy Merckx su Ziglioli. Sì. Sì, grande, c'era, Ziglioli. C'era anche il mitico Fuente in quell'annata là. Un giovanissimo Eddy Merckx in maglia Peugeot che vinse sul Blockhaus. Blockhaus in questi giorni sui social in tanti hanno così storto il naso sul fatto Blockhaus è la punta più alta, Blockhaus è la punta più bassa. In effetti la vera salita terminale Blockhaus è a 2050 metri, dove c'è il termine della strada. Però da una convenzione fatta un pochino di anni fa con l'ente parco, la provincia ha ceduto gli ultimi 8 chilometri all'ente parco, e di conseguenza questa strada non è stata più non ha avuto più una manutenzione ordinaria abbastanza importante. E anche per questo, e poi spiegherò anche l'altro motivo, il perché non si arriva fin su. Il primo motivo è che la strada ha bisogno di un intervento abbastanza massiccio, sia da un punto di vista di sede stradale, ma anche di contorno con guardrail e altre situazioni che danno sicurezza. Ma poi perché ci sarebbe stato un problema tecnico arrivare lassù, per quanto concerne i mezzi della RAI, che sono abbastanza enormi e ingombranti, certo. non c'era tanto spazio, e soprattutto difficoltà logistiche. Sarebbe stato anche una difficoltà a seguire i corridori, perché le ammiragli non sarebbero potute andare, e allora abbiamo scelto l'arrivo praticamente che si fece nel 2009, quando vinse Pellizzotti su Garzelli di Luca. Enrico, allora, al di là di questi piccoli accorgimenti logistici, questi ultimi 14-15 chilometri, qualcosa in meno forse, di salita, dal tuo punto di vista tecnicamente sono davvero così duri?
Allora, intanto credo che non sia un mio punto di vista, Paolo, ma altimetria alla mano del Giro d'Italia del centenario, il Blockhaus è la salita più dura della prossima edizione della Corsa Rosa, perché nel tratto centrale dell'ascesa finale la media nei 9,9 km centrali è del 9,9%, il che significa che è una pendenza uguale a quella del Mortirolo, non dal versante che verrà affrontato quest'anno, è una pendenza uguale a quella dello Zoncolan, che non sarà presente al Giro d'Italia, ed è la salita più dura dell'edizione 2017, una salita che farà sicuramente lo sparpaglio, una salita che premierà il corridore più forte, poi anche la lunghezza, 148 km, fa sì che non ci saranno fughe da lontano, ma le squadre con gli uomini di classifica si metteranno subito davanti già sul lungomare, sulla costa dei Trabocchi, e quindi credo che vedremo il classico testa a testa dei corridori più forti sull'ultima ascesa. Poi ci sarà anche però l'antipasto di Chieti, perché si salirà, correggimi Maurizio se sbaglio, dalla Fondovalle, zona Ripatiatina, dallo stradone dell'ospedale, dei vigili del fuoco e dell'ospedale, sì, per salire su a Chieti. Si scenderà qui davanti alla nostra, nostra sede a Chieti Scalo, quindi il passaggio anche di fronte alla nostra emittente, quindi a Rete 8 da parte della carovana. Poi ci sarà questa deviazione non prevista dall'altimetria ufficiale, ovvero Letto Manoppello, e si tornerà poi a Scafa per salire fino al bivio di San Valentino, al bivio per Rocca Morice, e poi da Rocca Morice si scatenerà l'inferno. 9,9 km, pendenza media 9,9%, quindi arrotondiamo 10 km al 10%, la pendenza del Mortirolo, e quindi è una salita che andrà affrontata con il 34-28, 34-30, una salita che dirà subito chi è il più forte di questo Giro d'Italia. È stata considerata nella presentazione di ieri da 4 stelle, forse perché è l'unica vera asperità di giornata, ma è a tutti gli effetti, parlano le altimetrie, Paolo, la salita più dura dell'edizione 2017 del Giro d'Italia. Grazie Enrico anche per questa analisi molto articolata e completa. Torno da Maurizio, torniamo alla presentazione di questa mattina. Erano presenti, lo ricordo, la regione, le province, perché sono due le province interessate, quella di Pescara e quella di Chieti, e naturalmente diversi comuni. Insomma, sarà una grande festa per le due ruote, no? Che va al di là di questa manifestazione, di questo evento, no? È stato anche sottolineato questo. Tu sai come la penso, e più volte ho enunciato questa mia tra virgolette preoccupazione, e l'ho detto pure stamattina in conferenza stampa. Io parto da un presupposto: se io compro una casa e la ristrutturo e poi non ci investo, nel senso non do un seguito a questa mia ristrutturazione, i miei soldi che ho investito su quella casa vanno persi. Lo stesso discorso che io dico sempre sul Giro d'Italia: è vero che ha un costo, però è anche vero che ti dà una visibilità, una credibilità, e mette in mostra quello che è l'Abruzzo, perché il 14 maggio non vedremo soltanto Blockhaus, Maiella, Rocca Morice, Chieti o Francavilla, ma vedremo un pezzo di costa dell'Adriatico, esatto, che sia fra le più belle d'Italia, la famosa costa dei Trabocchi, dove mi auguro che fra un paio d'anni ci sia finalmente questa pista ciclabile, dove stamattina il presidente della provincia ha intenzione di farci fare un passaggio al Giro d'Italia. Questa è un'idea che va in giro nell'ambiente politico regionale da parecchio tempo. Io mi auguro che i tempi siano celeri e stretti, e affinché si possa ottenere anche su quella pista ciclabile un passaggio del Giro d'Italia. Di più non me la sento di dire da un punto di vista paesaggistico, perché conosciamo tutto quello che è l'Abruzzo nella sua bellezza e nella sua interezza. Da un punto di vista così tecnico voglio riagganciarmi a quanto detto dall'amico Enrico. Prima di arrivare al fatidico pezzo duro, che sono 12 km e 200 metri, cioè, ci sono 8 km in precedenza che vanno da Scafa a San Valentino in Abruzzo Citerione fino ad arrivare al bivio a Bateggio Rocca Morice. È vero che è una salita che ha una pendenza massima del 7-8%, e là si farà velocità. È normale che chi ha una gamba molle su quel tratto cercherà di
No, chi avrà una gamba molle su quel tratto perderà sicuramente 20 minuti ad arrivare sopra. Chi riuscirà ad avere un'ottima gamba, una forma eccellente, potrà giocarsi la tappa. Da quello che ho capito ieri a Milano, sia Aru che Nibali saranno della partita. Nibali, lo ricordiamo, vincitore dello scorso anno, aveva già vinto nel 2013. E si vociferava ieri una presenza di Quintana. Però infatti c'era Inzue. Froome non si sa. No, Froome da quello che so non sarà presente. Il problema è di Quintana, che vorrebbe partecipare a questo giro perché lo reputa alla sua portata. Però lui ha in mente da tanti anni questo benedetto Tour de France. Bisogna capire, quest'anno l'ha dimostrato, perché sia Froome che lui hanno corso alla grande un Tour de France, e dopo nemmeno un mese si sono dati battaglia sulle montagne della Vuelta, e hanno dimostrato che due grandi giri si possono fare. Enrico, sarà duello tra Aru e Nibali soltanto, e poi allargando il discorso ricordiamo le date, perché non l'abbiamo detto: 5 maggio il giro partirà dalla Sardegna per concludersi a Milano il 28, ci sono 3 riposi, 2 cronometro, 3.500 e rotti chilometri. Ecco qui la partenza, sono 3 le tappe, saranno 3 le tappe in Sardegna. E Enrico. 2 in Sicilia. No, volevo dire una cosa, che la RCS ha dovuto chiedere una deroga all'USEI per passare da 2 a 3 giorni di riposo, appunto perché c'è il trasferimento dalla Sardegna alla Sicilia, che è già quello, certo. E poi ci sono i 2 fatidici giorni di riposo che sono contemplati nella uno gestione. Subito dopo proprio la tappa del blockhouse, Enrico. Sì. Allora Paolo, intanto per quanto riguarda i favoriti, no, secondo me non è una sfida tra Aru e Nibali, perché già il Giro d'Italia di quest'anno ha lanciato dei talenti che con un anno in più di esperienza secondo me potranno recitare un ruolo da protagonista. Mi riferisco a Kruijswijk, che senza la caduta sfortunata sul muro di neve del Colle dell'Agnello poteva, anzi avrebbe insidiato sicuramente Nibali. Mi riferisco, segnatevi questo nome, a Ilnur Zakarin, o Zakarin che dir si voglia, corridore del team Katiuscia russo. Mi riferisco a Esteban Chaves. È chiaro che se poi dovesse accettare l'invito Nairo Quintana, il favorito numero uno diventa lo scalatore colombiano. Per quanto riguarda i corridori italiani, qui parlo un po' del Team Sky, perché se dovesse esserci Diego Rosa, io resto dell'idea che Diego Rosa è un corridore che può vincere un grande giro, perché nel Lombardia e quando era in condizione ha dimostrato anche di andare più forte dei propri capitani. Quindi se Diego Rosa, se il Team Sky dovesse puntare su Diego Rosa o anche su Mikel Landa, si vanno ad aggiungere 2 protagonisti secondo me per l'edizione 2017 del Giro d'Italia. Detto questo, io mi sentirei in dovere di sottolineare un altro aspetto che è stato evidenziato Maurizio in conferenza questa mattina, e lo ha evidenziato l'amico, il buon amico Daniele Schiazza. Sì. Il giro arriverà sul blockhouse, quindi sulla maiella. Ci saranno le telecamere di tutto il mondo, perché al di là delle frasi fatte, delle frasi di circostanza che premiano le tappe alpine o le tappe dolomitiche, questa sarà la tappa più dura del Giro d'Italia. È un po' un controsenso vedere i cartelli divieto di transito per le bici e poi ci arriva la tappa del giro. Maurizio, cerchiamo di risolverlo questa situazione. Guarda, sei d'accordo con me? Sono d'accordissimo, io sto cercando da mesi affinché si possa risolvere questo problema. Proprio stamattina ho incontrato un dirigente del settore stradale della provincia di Chieti, dove stanno cercando di risolvere il problema in tutte le maniere, anche perché vi posso garantire che loro stanno ricevendo tantissime denunce da parte di automobilisti, ciclisti e quant'altro sulle varie strade che circondano non solo il tratto della Maiella, ma tutta la costa. Il tratto provinciale. Maurizio, scusa, ti devo interrompere perché il tempo è tiranno. Sì. Io volevo far vedere invece, anche in maniera benaugurante, delle immagini, la vittoria l'anno scorso nella passata edizione di Giulio Ciccone. Giulio Ciccone, che tra l'altro è uscito dall'ospedale proprio qualche ora fa, sì, un piccolissimo intervento. Che è andato, possiamo dire, che è andato benissimo, e noi lo salutiamo. Sicuramente lo rivedremo sulle strade del Giro d'Italia e speriamo che sia protagonista proprio nella tappa in Abruzzo il 14 maggio 2017. Enrico, infatti, proprio per concludere. Sì, infatti volevo proprio mandare un grande abbraccio e un grande in bocca al lupo a Giulio Ciccone, e so che questa tappa l'ha già segnata nella sua agenda, so
che ci terrà tantissimo a far bene, lo diciamo io e Giulio, andremo domani o dopodomani in rigorosa macchina a farci un giro da Rocca Morice per cominciare ad assaggiare un po' quelle pendenze, forse un po' troppo breve, un po' troppo dedicata agli uomini di alta classifica affinché Giulio possa essere protagonista, ma secondo me sulle rampe del Blockhouse vedremo un grande Giulio Ciccone, così come lo abbiamo visto a Sestola lo scorso anno. Dico l'ultima cosa, i complimenti a Maurizio, glieli abbiamo fatti e vanno sottolineati, perché la tappa è venuta fuori da qualche settimana con anticipazioni o con voci, ma io so che Maurizio ci sta lavorando da almeno 3 mesi e mezzo, 4. Un applauso grandissimo alla Regione Abruzzo, che con l'assessore Silvio Paolucci ha dato una mano grossa e concreta. Tra l'altro è stato puntato anche il campionato italiano assoluto per il 2017. E poi a Maurizio faccio io un appello e una richiesta. C'è una salita Pantani, non tanto lontana da qui, che è Campo Imperatore, che secondo me merita la copertina del Giro d'Italia. Grazie Enrico Giancarlo. L'ultimissima, io sono convinto che su Blockhouse vincerà un campione, perché la corsa è breve e veloce e le squadre che vorranno aspirare alla vittoria del finale del Giro non permetteranno fughe di nessun tipo. Grazie Maurizio Formichetti. Allora, 14 maggio 2017, l'arrivo del Giro d'Italia del centenario in Abruzzo con l'arrivo sul Blockhouse. A risentirci e buona serata a tutti.